preghiamo per i sacerdoti, che in questo periodo, insieme ai medici, agli operatori sanitari, stanno veramente dimostrando una straordinaria bontà, una straordinaria dedizione, spendendosi per gli ammalati. Signore Gesù, Tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e una schiera innumerevole di uomini, ai quali hai regalato la Tua fiducia, per continuare la Tua opera, per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana. Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini. Donaci, oh Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo dono che nasconde il dono del Tuo amore. Grazie, Signore, per averci amato così. Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa Eucaristia. Grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della nostra vita. Signore, abbi pietà di noi e manda oggi santi sacerdoti alla Tua Chiesa. Amen. Invochiamo ora la benedizione del Signore, perché entri in ogni casa, porti conforto, asciughi le lacrime e dia forza a tutti coloro che soccorrono gli ammalati in questa grande epidemia. Per intercessione di Maria Immacolata, vi liberi da ogni male, vi conforti, vi riempie il cuore di pace, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie.